va bianco-blu. Ci siamo anche oggi, 17:32 minuti, buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi cari amici di Ciao Como Radio, ci potete ascoltare anche con lo streaming ciaocomo.it. Un buon pomeriggio, dicevo, a tutti gli appassionati del Como. È una puntata davvero particolare quella che oggi abbiamo voluto dedicare alla formazione bianco-blu, appunto. Ieri turno di riposo del campionato con il Como, quindi, che è stato, per così dire, a guardare gli avversari, giocando però e finalmente tornando a vincere, anche sia pure un amichevole contro il Sion. E oggi allora all'interno di Curva Bianco-Blu, certo, accenniamo subito qualcosa sulla partita, ma soprattutto parliamo del settore giovanile, autentico fiore all'occhiello per anni del Como, ora un po' di meno ma in netta crescita. Ed è con noi, e con grande piacere io lo saluto, un ex che molti tifosi sicuramente ricorderanno, prima calciatore, poi anche allenatore, ora responsabile anche del settore giovanile, cioè Roberto Galia, che saluto. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Ciao a voi, grazie dell'invito. Ma ci mancherebbe, con piacere ti ospitiamo, perché così almeno possiamo parlare ampiamente dei giovani, ed è giusto, perché a volte vengono sempre dopo, vengono dimenticati, invece ci state facendo, direi, un bel lavoro, e adesso tra poco chiederemo a te, ci sono molti tifosi curiosi che vogliono sapere anche finalmente se dopo i grandi nomi, ti è compreso perché sei uscito anche tu dal settore giovanile, anche il Como potrà avere di nuovo questo vivaio, insomma un autentico miniera, perché poi alla fine il settore giovanile è vera linfa per le squadre importanti. E poi con noi c'è anche, come sempre, Lele Palimento, l'addetto stampa del Como, che saluto. Ciao Lele, buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di parlare di giovani con Mister Galia, parliamo invece, facciamo un breve accenno allora alla partita di ieri. Finalmente il Como è tornato a vincere. Mario Molteni ha scritto sul nostro sito che ha preso un brodino. Sei d'accordo? Malato, ancora convalescente, il brodino c'è, va bene. Però il brodino di Pollo fa molto bene. Sì, certo. Sì, no, vincere fa sempre bene. Da morale, da convinzione, da tranquillità, quindi... nonostante fosse solo un amichevole, comunque si è visto un bel gioco, una buona concentrazione, tanta determinazione, quindi sicuramente fa bene anche vincere un amichevole, che poi contro una squadra di tutto rispetto, sì, come il Sion. Sion, certamente formazione comunque di buona caratura, come hai detto tu, vincere fa bene, ma quello che forse è importante dire è che davvero, ecco, quello che tu hai sottolineato, quella determinazione che forse nelle ultime partite un po' si era smarrita, ieri insomma si è vista, e fa ben sperare per quello che ci sarà domenica prossima, perché lì sì, con la Trizium non si può assolutamente sbagliare e bisogna fare 90 minuti concentratissimi. Sì, assolutamente, diciamo che è stato un ottimo test per l'inserimento dei nuovi, Migliorini in difesa e Mendicino davanti in attacco. Come dicevo prima, c'è stata un'ottima determinazione, ci sono state delle ottime trame di gioco. Direi che per il mister Paolucci ci sono ottimi spunti per proseguire il lavoro per prepararsi alla partita con la Trizium, quindi è stato un bel test. Penso che anche la gente, che la poca gente purtroppo, però che era allo stadio, non possa dire diversamente. Sì, beh, certo, era difficile aspettarsi anche più persone, chiaramente, vuoi per il freddo, è stata una giornata caldissima sicuramente, vuoi perché appunto si arriva da 3 mesi senza vittoria, chiaramente, con tutte le ripercussioni, vuoi perché, vabbè, certo, è comunque un amichevole, di prestigio finché si vuole, con Gattuso, sì, sostanzialmente è un amichevole. No, arriva un messaggio adesso, grande partita, grande bomber, sempre Forza Como, non è firmato, non so chi lo ha scritto, comunque lo salutiamo. Ecco, allora io chiedo ai tifosi, che ovviamente se sono interessati alla puntata di oggi, e credo proprio di sì, perché si parla di un aspetto importantissimo che sta alla base di tante società, cioè il settore giovanile, allora ci potete contattare o con la posta elettronica, se siete davanti a un computer, l'indirizzo ve lo ricordo, contatti@ciaocomo.it, o potete mandarci un sms 348 44 15 730, questo è il numero di telefono per entrare in contatto con noi. Come detto,
Roberto, poi lo sentirete nel corso della puntata, Roberto Galia, che è stato uno sicuramente dei tanti giocatori usciti dal vivaio della Como. Roberto, allora partiamo subito per far capire ai nostri ascoltatori come state lavorando, anzi diciamo subito un'altra cosa importante e facciamo i complimenti a colui che ti ha aiutato e ti sta aiutando in questi giorni, cioè Silvano Fontolan, anche lui conosciutissimo perché anche lui ha giocato nel Como e poi è diventato campione d'Italia con il Verona, è tornato qui a fare appunto l'allenatore. Adesso Fontolan, lo possiamo dire, è il nuovo tecnico della Beretti, perché il tecnico della Beretti, Colella, va a fare il secondo di Silvio Paolucci. Settimana scorsa c'è stato anche un po' un giallo sul secondo di Paolucci, in realtà, come poi Como ha precisato, è stata una richiesta personale proprio di Della Costa, che ha chiesto di poter avvicinarsi a casa. Allora, Fontolan va a fare il responsabile della Beretti, Roberto? Sì, sì, diciamo che questo avvicinamento è successo all'ultimo momento, quindi abbiamo cercato, abbiamo optato insieme alla società di fare una cosa in tre mosse, quindi giustamente la soluzione più valida in questo momento è quella di Silvano, anche se già all'inizio, avendo tutte e due il patentino per poter allenare in caso di necessità, è così stato, è stato giusto comunque mettere lui in questo momento a me a traghettare fino a giugno, anche perché conosciamo comunque i ragazzi, li conosce bene anche Silvano, è la soluzione più idonea in questo momento. Beh, la Beretti, lo ricordiamo, l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria, superlativa, ha fatto una bellissima stagione, arrivando proprio fino all'ultimo, giocandosi le proprie chance, insomma una stagione decisamente ottima. Quest'anno quali sono le prospettive, Roberto? Sì. Ma l'anno scorso la squadra probabilmente era preparata, era stata fatta anche per, avendo anche giocatori da fuori, per cercare di fare bene, di arrivare almeno nelle prime quattro per poter accedere poi alle finali delle squadre professionistiche. Quest'anno abbiamo cambiato un po' di questo discorso, abbiamo votato sicuramente per ragazzi più vicini a casa, abbiamo un po' ridimensionato quello che magari poteva essere anche il discorso delle squadre, perché prima erano 8-9, adesso ne abbiamo 5-6 con la Beretti. Beh, quindi 6 squadre del settore giovanile del Como. 5 più una che la Beretti, diciamo, che fa parte, diciamo, più vicino alla prima squadra. Quindi ecco, mettiamo 5 è giusto anche, infatti in questo momento mi fai venire in mente una cosa, Roberto, mentre stiamo parlando, spiegare, specificare ai nostri ascoltatori, magari non proprio addentro anche al settore giovanile, che la Beretti, che qual è il compito della Beretti? Cioè è la formazione che fa, diciamo così, correggimi se sbaglio, da cuscinetto tra i giovani, proprio i ragazzini, e la prima squadra, insomma, una via di mezzo. Come è la primavera, esatto, sì. B, la Beretti è la squadra delle squadre professioniste di prima e seconda lega ed è quella più vicina alla prima squadra. Diciamo che spesso i tecnici possono andare ad attingere lì. Diciamo che noi iniziamo quest'anno questo discorso, quindi ci vorrà, speriamo il più presto possibile, di riuscire a fare attingere la prima squadra qualche giovane appunto per la prima squadra. Vedremo più avanti se questo sarà fattibile, insomma. Ecco, quindi abbiamo capito come è il compito, qual è il compito quindi della Beretti, sostanzialmente è cercare di crescere tanti ragazzi molto interessanti, molto promettenti, che poi possono trovare sicuramente sbocco subito nella prima squadra, no? Ecco, ce ne sono sicuramente di esempi e ovviamente l'obiettivo è quello di andare a rafforzare sempre di più, come, anche perché insomma è un Como molto giovane, Roberto, no? Quello di quest'anno, è un Como molto giovane, è Como decisamente quindi... giovane. Sicuramente non sarà il caso di quest'anno, però la speranza nostra è, nel più breve possibile, dare la possibilità di rifornire quello che poi sarà il serbatoio della prima squadra di giovani che possono esordire e che potranno essere una forza anche del Como, no? Come è successo gli anni addietro. La nostra speranza è questa. Il discorso in questo momento è un po' diverso, perché avendo la squadra molto giovane nella prima squadra, quindi i nostri giovani andare, non è così semplice, però il Como, quello che vorrà fare, il programma con cui noi siamo preparati a fare, è quello di
di riuscire a fare la serbatoia poi per la mia scuola. Qual è il rischio, Roberto, per un ragazzo promettente, bravo, interessante, finché si vuole, che si mette in evidenza nella Beretti? Quindi qual è il compito anche vostro, dei tecnici in questo caso, cioè tenerli ben tranquilli oppure portarli qualche volta? No, vabbè, no, ma sono a stretto contatto, allenando, giustamente si allenano a Senigo come deve essere, e quindi li conoscono molto bene le responsabilità sì, della prima squadra, e quindi sanno, e quindi lavorano a contatto con la Beretti, quindi sanno in caso in cui anche nelle amichevoli che ci sono, magari come quello poteva essere i di ieri con Sion, oppure anche gli amici che fanno il giovedì, che sono diciamo da prima panchina in caso in cui hanno bisogno di far riposare magari quelli della prima squadra, hanno la possibilità comunque di attingere dalla Beretti, e quindi hanno la possibilità di vedere da più vicino quello che noi in questo momento abbiamo. Perfetto, c'è anche una domanda che è arrivata nel frattempo. Buonasera, scrive Marco, volevo chiedere al signor Galia che cosa ne pensa del fatto che l'allenatore della Beretti se n'è andato alla prima squadra e anche che il centravanti promettente della Beretti è stato ceduto. Chiede, ma non si deve far crescere il settore giovanile, con tre punti di domanda. Marco, che lo salutiamo. Ciao Marco. Ha fatto una bella domanda. Diciamo subito, adesso non so se ha parlato Gibellini di questa cessione, non lo so. Sì, Maugeri è stato l'attaccante che ha fatto più gol nella nostra squadra. Diciamo che è stata usata, tra virgolette, anche come pedina di scambio per prendere in questo momento un giocatore che forse è più fondamentale per la prima squadra, e quindi probabilmente è stata fatta questa scelta. Anche perché è stato richiesto anche espressamente dal Torino, quindi vuol dire che qualche qualità sicuramente ce l'ha, però in questo momento penso che la prima più buona sia il difensore. Quindi lo scambio tra Migliorini e Maugeri, giusto? Maugeri è un ragazzo interessante, estremamente interessante. Sicuramente sarà sempre seguito da noi, e vediamo se al Torino riuscirà comunque a fare quello che ha fatto a Vipia. È una bella occasione, certo, Roberto. È stata una bella occasione sia per noi che siamo riusciti a dare un giocatore comunque di categoria superiore, e poi anche la possibilità di aver dato un giocatore e preso un altro per la prima squadra, che può anche essere in questo momento probabilmente più utile di lui. Allora, siamo in diretta, ve lo ricordo, gentili ascoltatori di Ciacomo Radio e Ciacomo.it, perché come sempre io ve lo ricordo, ci potete ascoltare anche con lo streaming. Siamo in diretta, dicevo, questo lunedì pomeriggio con Roberto Galia, conosciutissimo e tutti i tifosi del Como ovviamente Roberto Galia lo conoscono molto bene, prima calciatore e poi anche mister del Como, ora appunto al settore giovanile. Lui e Silvano Fontolanna, come abbiamo sentito, hanno il compito quindi di far crescere questi ragazzi. Abbiamo già capito qualcosa, ci sono diverse domande ancora che arrivano qui, contatti@ciaocomo.it o 348 44 15 730 se volete chiedere qualcosa quindi a mister Galia sul settore giovanile. Ci fermiamo qualche istante. Allora, 17.50, grazie al nostro regista Luca Tommasoni, siamo sempre in diretta qua su Ciao Como Radio e ciaocomo.it per parlare oggi di giovani all'interno di Curva Bianco-Blu. Si parla appunto del vivaio del Como, e con noi, ve lo ripresento per chi magari da poco si è posto all'ascolto, Roberto Galia, che è uno appunto dei responsabili, abbiamo già detto, di Silvano Fontoran, che va a fare il tecnico della Beretti, visto che Colella, l'allenatore della Beretti, è stato dirottato a fare il vice di Paolucci alla prima squadra. Insomma, è un settore giovanile un po' in fermento, ma è un settore giovanile, come ci confermava Roberto Galia qui con noi, che ora ha davvero una ferma intenzione. L'obiettivo, Roberto, di molti tifosi, cioè la curiosità meglio, di molti tifosi è: ma si tornerà ad avere questo settore giovanile? Te la faccio breve, perché insomma più o meno le domande che sono arrivate sono con varie sfumature, più o meno, però chiedono il nocciolo questo: si tornerà ad avere il settore giovanile? E poi ti chiederò successivamente quanto tempo ci vuole, ma sviluppa la prima risposta, Roberto. Allora, il pensiero della società, indipendente dalla prima squadra, che è fondamentale, è quello che a noi ha chiesto, a me, a Silvano, all'inizio, è stato proprio quello di ricostruire e di riformare quello che era il settore giovanile nel calcio Como, dove siamo cresciuti noi, e che poi noi abbiamo anche partecipato, abbiamo allenato
i giovani di cui qualche nome, faccio due nomi, Parolo e Santa Croce, bravo, ultimi due. Bravo, fai qualche nome. Hanno visto giocare con la Juventus, no? Esatto. E quindi sono gli ultimi due nomi, classi 85-86, poi c'è sicuramente qualcun altro che gioca, che anche Stefano Ferrari, che ha fatto Lecce e Parma, difensore. Beh, quindi sono gli ultimi che abbiamo allenato. Esatto, Parolo e Santa Croce sono giocatori. Due nomi. Esatto. E quindi il pensiero, soprattutto della società di Povo e di Foti, i nostri responsabili, è quello di riformare e di sicuramente di spendere in questi anni qualcosa di importante per far sì che il settore giovanile cresca. Ecco, questo ce l'ha confermato quando c'è stata la cena prenatalizia al Castadino di Blevio, anche lo stesso Foti, che è appunto il responsabile, no, proprio del vostro settore giovanile, ma anche Pietro Porro, il presidente, con grande entusiasmo, insomma, ci ha chiaramente fatto capire che insomma crede molto in questo, ed è giusto a mio giudizio credere e investire uomini ma anche economicamente nel settore giovanile, no Roberto? È un investimento a lungo termine, me ne rendo conto. Noi ci siamo fissati con loro in questi 5 anni, se tutto va bene, senza che siano intoppi, penso che la linea siamo lì. È azzardato dire, è anche prematuro dire anni, 2-3 anni, perché non è così facile. Noi stiamo costruendo le fondamenta le fai dal basso. Noi abbiamo l'ultima squadra che è 2001 e cominciamo a costruire da lì qualcosa di importante. Quindi la squadra più piccola, diciamo così, sono 2001, sì, ragazzi nati nel 2001. Che sono il primo anno di esordienti, esatto. Sì. E quindi non dico che saranno loro ad arrivare in prima squadra, magari anche qualche fascia dopo, però bisogna costruire, abbiamo costruito delle basi importanti e su queste basi dobbiamo completare e fare grande qualità, quello che è il Como deve competere. Ecco, è molto importante, Roberto, dire anche un'altra cosa ai ragazzi, magari c'è qualche giovane che ci sta ascoltando in questo momento o qualche genitore, e io inviterei ovviamente i genitori eventualmente a far riascoltare o rivedere in video anche la nostra puntata di oggi. È molto importante, dicevo Roberto, spiegare che certo è importante l'attività fisica, è importante il calcio assolutamente per questi ragazzi. Però è altrettanto importante, credo che voi su questo, no, siete molto intransigenti, portare avanti anche tutto il resto, no? Ovviamente lo studio. Penso che sia fondamentale. Sì, certo, esatto. Lo studio, il calcio per lo sport viene dopo. Quello che comunque io ho sempre detto ai genitori e anche soprattutto agli istruttori, a cui stiamo molto attenti, è che la base comunque per diventare poi bravi anche nello sport è essere bravi a scuola. Quindi noi stiamo molto attenti, curiamo questo aspetto e poi a seconda anche delle necessità prendiamo degli spunti con gli allenatori per far capire quanto è importante la scuola. Ecco, quanto vi impegna l'attività sportiva proprio per chi entra a far parte appunto del Como, che già, diciamo, rispetto a tutte le altre categorie, agli altri ragazzi che giocano nelle altre formazioni dilettantistiche, è già un primo step, perché il calcio Como, insomma. Sì, no, vabbè, 3-4 allenamenti alla settimana, però direi che noi per adesso, fino a quando il centro di Ossenico non sarà pronto, penso da qualche mese, comunque tutte le squadre saranno 3 volte alla settimana, tranne la Beretti. 4 volte alla settimana, anche e soprattutto per i genitori, anche se abbiamo organizzato il discorso dei pullman per portare a casa i ragazzi. Ecco, appunto, come fanno? Abbiamo organizzato, direi, logisticamente, no, adesso ce la facciamo, direi bene, ce la chiamiamo bene grazie ai nostri 4 autisti che fanno un grande lavoro. Beh, insomma, ecco, meritano anche loro una citazione, sì, loro, sì, perché sicuramente è tutto collegato col lavoro. Io mi rendo conto che anche per i genitori, insomma, venire a prendere i ragazzi, insomma, è anche i genitori ci tengono, quindi fanno da supporto ogni tanto, come è giusto che sia, per aiutare anche noi, insomma, perché se no non si riuscirebbe mai a
a completare l'opera, diciamo. Beh, perfetto, perfetto, abbiamo capito anche questo. Allora, prima di fermarci, perché c'è tra poco il GR nazionale, poi continueremo fino alle 18.30 con Roberto Galia, c'è un'ultima, un'ultima domanda. Forza ragazzi, invece di mandare via Maugeri, lo potevate mettere in prima squadra. Quando tornerà Schiavino in campo? Ciao a tutti, Francesca e Rosa. Queste sono delle ragazze che ovviamente vogliono anche Schiavino in campo, simpaticissimo Schiavino. Lele, lo dobbiamo riportare qua in radio appena possibile, mi raccomando. Roberto, invece la domanda su Maugeri, lo potevate mettere? Io penso che in questo momento la prima squadra ha già abbastanza giovani da proporre, penso che siano anche dei buoni giocatori, sicuramente devono dimostrarlo ancora al massimo, però hanno fatto vedere già delle buone basi. Maugeri penso che sia qualche gradino sotto ancora loro, e quindi penso che sia stata fatta giustamente una scelta societaria, e io condivido pienamente. Anche per farlo crescere, qua, come fa tutto sommato il ragazzo. Per far crescere il ragazzo. Ecco, allora segnatevi, cari tifosi, questo nome, perché questo Maugeri, se ne abbiamo sentito parlare oggi in maniera sicuramente molto bella, promettente, chissà che questa esperienza al Torino lo possa ulteriormente rafforzare e magari poi ritornare a Como più forte che mai nei prossimi anni. Allora, tra poco continueremo con Roberto Galia, parliamo di giovani oggi a Curva Bianco-Blu, una puntata interamente dedicata al settore giovanile. Prima però ci fermiamo e poi ancora in diretta su Ciao Como Radio. E rieccoci assieme, buon pomeriggio ancora gentili ascoltatori di Ciao Como Radio e ciaocomo.it, puntata speciale di Curva Bianco-Blu, oggi dedicata al settore giovanile del Como. Qua con noi in studio Roberto Galia e Lele Palimento, la detto stampa del Como, con il quale poi andremo a chiudere la puntata parlando della sfida di domenica contro la Tritium, perché domenica si torna a giocare dopo la sosta di ieri. A proposito di sosta, allora facciamo anche il punto della situazione subito, Luca, con risultati, classifiche e poi il prossimo turno, appunto, così anche per chi ci sta ascoltando facciamo un po' un ripasso generale, e poi dopo il punto della situazione torniamo con Roberto Galia e parliamo ancora di ragazzini e di settore giovanile. E un buon pomeriggio a te Marco e a tutti i tuoi ascoltatori e agli ospiti in studio ovviamente. Partiamo subito con i risultati della seconda giornata di ritorno, perché se il Como ha riposato in realtà le altre squadre hanno giocato, quindi nella sfida tra Tritium e San Marino si impone la squadra ospite per 5-2, quindi San Marino va a casa con i 3 punti. Albino Leffe Cremonese 1-1, Lecce Cuneo 2-0, Pavia Alto Adige 2-1, Porto Gruaro Lumezzane 2-1, Trapani Ferrarpisalò 4-1, Treviso Entella 0-0, mentre la sfida tra Reggiana e Carpi in programma questa sera nel posticipo delle 20.45. Ed ora la classifica dopo la seconda giornata di ritorno. Lecce a 34 punti, seguito dal Trapani a 32. Seguono Carpi e Alto Adige a 30, Pavia 29, Entella 27, San Marino 25, Cuneo e Lumezzane 23, Cremonese 22, Ferrarpisalò Portogruaro 18, Como 17, Albino Leffe 16, Reggiana 15, Tritium 9 e Treviso 8. Per quanto riguarda la Lega Pro, la terza giornata di ritorno è prevista per il 20 di gennaio, quando si sfideranno Carpi Portogruaro, Como Tritium, Cuneo Reggiana, Ferralpi Salò Cremonese, Lumezzane Pavia, San Marino Lecce, Treviso Trapani e Virtus Entella Albino Leffe. Ed è tutto, ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Francesca Guido, abbiamo fatto il punto della situazione, avete sentito quindi che il Como, insomma, certamente rimanendo fermo ieri, turno di riposo, non ha guadagnato nulla, anzi rischia anche oggi, se si giocherà questa sera il posticipo tra la Reggiana e il Carpi, potrebbe anche addirittura essere superato anche dalla formazione della Reggiana. Speriamo chiaramente di no, ma al di là di tutti questi discorsi, ora bisogna davvero tornare a vincere, credo che è quello che tutti i tifosi del Como si auspicano. Ma i tifosi del Como si auspicano anche di poter andare allo stadio e vedere nuovi ragazzi interessanti, e allora il tutto è nelle mani di Galia, Fontolan e tutti i tecnici che con loro stanno
collaborando a rialzare il settore giovanile. Qui con noi c'è Roberto Galia, appunto. Allora, abbiamo già parlato dell'importanza chiaramente del settore giovanile, dell'importanza comunque che voi date anche chiaramente alla scuola, ovviamente, no? Roberto, adesso diciamo un'altra cosa molto importante, anche il rapporto che voi dovete andare a questo punto a creare sempre di più a stretto contatto con le varie società del territorio, perché si crea un buon settore giovanile, correggimi se sbaglio, anche andando chiaramente a guardare intorno, no? Non chiudendosi. Soprattutto ci deve essere una stretta collaborazione e sinergia con il territorio della provincia di Como, ristabilire, riallacciare un discorso con queste società che hanno fatto da supporto negli anni dietro con il Como. La seconda fase del nostro programma è proprio questa che stiamo incominciando adesso con la società a mettere giù qualcosa per cercare di far capire che noi siamo qui, siamo presenti, siamo vicini anche sia non solo alle nostre esigenze ma anche alle loro esigenze. In modo tale da riuscire a formare quello importante. Credo che il miglior biglietto da visita, insomma, ci siete voi, ci sei tu, Silvano, con la vostra faccia, la vostra esperienza, insomma. È importante anche, Roberto. Anche se sanno che poi diventa importante la coerenza, quello che si stabilisce va fatto e non poi ricreduto. Penso che questi ultimi anni la società abbiano passato un po' di problemi, ci sono anche delle problematiche legate anche al discorso che stiamo passando in questi mesi che non è facile, quindi anche per stare sugli certo. Che non è il massimo, esatto. E quindi diventa ancora più importante riuscire ad avere questa collaborazione con loro. Quindi, soprattutto per le fasce dei più piccoli. Ecco, esatto, quindi una cosa molto importante che ci puoi dire da quest'oggi, quindi che cercherete di incrementare questo rapporto, no? Sì. Con tutte le società, soprattutto con i più piccoli, come hai detto, che poi si parte da lì e li si fa crescere, quindi andare a parlare, vedere, dialogare. Trovare il modo di riuscire a entrare in casa loro e lo stesso loro entrare da esatto, loro. Sì, sì, questo è importante. Io ricordo veramente con grande simpatia, ma con Giancarlo Centi, il lavoro che avevamo svolto quando eravamo stati io da allenatore e lui da responsabile, riuscire a trovare un programma che potesse rilasciare il discorso delle società, il discorso delle affiliazioni, che deve puramente dare l'infa Como, ma nello stesso momento far capire alle società che i giocatori di Como devono andare a Como. E quindi dargli l'importanza che merita. Ecco, qui c'è un bel messaggio che arriva da Fabrizio, che io saluto e ringrazio ovviamente della sua simpatia. Al sabato dice: è bello seguire la Beretti anche in trasferta, se si vince bene, altrimenti resta l'orgoglio di aver tifato la maglia blu. Sabato c'è Como Alessandria a Bizzarone, e ci sottolinea questo ed è giusto dirlo. E allora un saluto a Fabrizio, quindi chiaramente è bello, dice, andare a seguire il settore giovanile e la Beretti in modo particolare. Ma sì, ecco, forse il vero spirito del calcio è poi quando vai a vedere i ragazzini, anche gli esordienti, gli allievi. È curioso perché ci sono dei tifosi in tribuna quando andiamo della prima squadra che sono tifosi ma di vecchia data che si ricordano ancora quando giocavamo Orsenigo, giocavo io con i Vernizzi, Fusi, Borgonovo, venivano a tifarci e si ricordano ancora quegli episodi, quindi ci sono ancora dei tifosi che sono legatissimi ai colori del Como e questo fa piacere. Sarebbe bello portarne il più possibile, no? E quindi penso che sia anche un auspicio il discorso che il Como vuole fare con la società della provincia. Perfetto, questo è molto importante quello che ci ha detto Roberto Galia questa sera, cercare quindi di entrare in casa loro e far entrare loro in casa vostra, cioè questa sinergia che è poi la cosa molto importante per cercare di ridare vigore e linfa al settore giovanile. C'è Alberto da Erba che ci scrive: giocatori come Donnarumma, Schiavino e lo stesso Leone Ardito possono essere d'aiuto per questi futuri campioncini, dice Alberto. Ho citato questi tre, ma anche il resto dell'organico non è da meno. Forza Como, forza Mister Galia, dobbiamo sperimentare anche la coppia Migliorini-Schiavini. Ciao Schiavino, ciao a tutti, Alberto da Erba. Beh, certo, possono essere da stimolo, no, questi ragazzi della prima squadra, Roberto, chiaramente. È sempre stato così, è normale che
anche ai miei tempi avevamo dei riferimenti ben precisi. I tempi sono un po' cambiati, no? Adesso ma anche i ragazzi che tu alleni ti hanno visto sicuramente. Sì, sì. Foto. No, non tutti. Ti hanno raccontato il papà. Non sono così giovane, magari il papà sì. Esatto. Non sono così giovane. Però anche se di questi tempi, anche con le categorie più alte, magari non si riesce mai ad avere degli idoli, no? Sono pochi, sono rimasti pochi quelli che, con cui magari si riesce a dare dei riferimenti positivi almeno, no? Magari si guardano tante altre cose, certo, infatti, no? Sì, come quelli dei colori della propria squadra, dove magari un giocatore è stato tanti anni e quindi si rapporta. La bandiera, la classica bandiera. Esatto. Ce ne sono poco. Penso che ci siano rimasti ancora dei giocatori, almeno sotto aspetto comportamentale, che fanno vedere quanto uno sia bravo non solo sul campo ma anche fuori. Perfetto, quindi anche questo è molto importante, che questo aspetto ovviamente legato sempre ai tanti giovani. Abbiamo detto allora 5 formazioni al Como adesso nel settore giovanile, più la squadra della Beretti. La squadra più piccola, diciamo così, è quella composta da ragazzini nati nel 2001, quindi 11-12 anni insomma, e sono già, ecco, ragazzi comunque interessanti. Roberto, qual è la difficoltà quando arrivano a questa età di far capire loro come migliorare, come impostarli? Qual è, se c'è una difficoltà ovviamente, oppure vi ascoltano così indistintamente? Diciamo che i ragazzi di adesso sono un po' più svegli di allora. No, ho capito, no, però... C'hanno anche loro le loro problematiche nella loro fascia di età, quindi... Bisogna riuscire soprattutto a contenerli, no? A tenerli compatti, no, però una volta che sei nelle squadre professionistiche abbiamo anche gli istruttori, ma anche, solo, anche la società fa capire quanto è importante il lavoro sul campo, i ragazzini. Quindi riuscire a trovare il mix giusto fra allenarli e tenerli anche sotto certi aspetti. Su una linea retta. Ecco, insomma. Perché infatti poi il vero problema anche è anche se questo. Qualcuno è sempre fuori dalle righe, perché è normale, ma non solo dei piccolini, fuori dalle righe in senso positivo, no? Ma è normale che sia così, però poi riuscire a farlo rientrare dentro certi canali. Anche perché sai, oggi l'iPhone, l'iPad, sì, esatto, ci sono varie distrazioni. Nella loro crescita bisogna fargli capire, almeno dove sono ad allenarsi, far capire che ambiente vanno a trovare, e che deve essere così. Fuori poi è un altro discorso, c'è la famiglia, c'è la scuola, ci sono altre cose, però quando sei lì bisogna avere un comportamento idoneo a quello che sto facendo. Perfetto, allora qualche istante di pausa ancora, ultimo break, poi concludiamo con Roberto Galia e con Lele Palimento, la puntata di oggi interamente dedicata, lo avete capito se ci state ascoltando dall'inizio, al settore giovanile, a questo settore giovanile che tutti i tifosi del Como si augurano davvero in forte rilancio nei prossimi anni. Bene, allora siamo alla fine della puntata di oggi, 18:20, siete sempre su Ciao Como Radio, ve lo ricordo gentili ascoltatori, oggi abbiamo parlato di ragazzi, di giovani, con noi, e lo ringrazio ancora, Roberto Galia, ci ha spiegato che insomma finalmente, adesso lo possiamo dire ai nostri ascoltatori, ai tifosi del Como, a coloro che vanno in tribuna la domenica a vedere la prima squadra, ma che ovviamente chiedono, ma settore giovanile, ma ci sono dei ragazzi interessanti, ma che fine ha fatto? Ecco, possiamo dire, Roberto, no, per chiudere un po' la nostra chiacchierata di oggi, che c'è un progetto importante, serio, per la nuova società, il nuovo Como, diciamo così, ha deciso di investire, innanzitutto partendo da gente di esperienza, Caria, Fontolan, Colella stesso, che adesso appunto è andato a affiancare Paucci alla prima squadra, no? Sì, discorso serio. Di programma di solito negli ultimi anni non l'ho mai sentito, anche quando comunque allenavo io erano discorsi annuali, ma mai sviluppati in anni. Per far crescere i giovani ci vuole tempo, pazienza, ovviamente grande pazienza. Gli anni, diciamo, tra virgolette, di preziosi, c'era un programma soprattutto per la prima squadra, settore giovanile, sappiamo bene che quegli anni esordivano ben poco, no? Però si lavora, non si poteva dire niente sull'aspetto del lavoro e sugli istruttori, no? Anzi, comunque lo sappiamo, abbiamo citato solo 2 o 3 nomi che sono venuti fuori negli anni. Un discorso serio, un discorso che hanno messo alla base, collegato alla prima squadra, è un discorso che ci va qualche anno, e si sono prese la responsabilità io e Silvano di poter riuscire, sperando le più brevi possibili, di
di rifare qualcosa di importante. Stiamo costruendo delle fondamenta importanti, perché con le fondamenta poi puoi costruirsi sopra le case, come si dice, no? Certo. Quindi abbiamo, costruendo queste basi, adesso bisogna consolidarle, farle diventare sempre più importanti, dando qualità a quelle che sono le nostre esigenze, le esigenze che deve avere il Como. E quindi parliamo di ragazzi promettenti, ragazzi che faranno sperare e faranno, speriamo, la ricchezza anche del Como. Allora, noi ce lo auguriamo, magari da qui a qualche anno, di poter magari parlare di giovani che avete fatto crescere, che avete poi magari ceduto anche ad altre società, perché poi l'orgoglio ce lo dicevano proprio quando c'è stata la serata prenatalizia anche l'ex presidente Gattei, che era presente, cioè l'orgoglio del Como alla fine, poi ai tempi del Como d'oro, del Como che ha giocato in Serie A, quello di Galia per esempio, e anche il Como precedente, era quello di vedere i vari giocatori cresciuti qui ad Orsenigo andare a mettere un'altra maglia, no? E quello era chiaramente, sì, oltre che la paura del Como era quella di farli giocare con la propria squadra, certo, e poi valorizzarli, esatto, anche per grandi squadre. Facevano anche la gioia economica, perché in effetti c'era un giocatore come Pietro Viercud, per dirne uno. Penso che gli ospiti che c'erano a quel tavolo insieme a Pietro Porro, parliamo di grandi dirigenti come Gattei, Pozzi e altri, se la ricchezza comunque del Como è stata proprio quella di riuscire a valorizzare quelle che c'erano. Esatto, era veramente molto bello, dicevano appunto loro, vedere questi ragazzi cresciuti, presi da giovanissimi, portati lì, fatti crescere anche come uomini e poi diventati veri calciatori professionisti. È l'augurio che noi ovviamente facciamo a Galia e al suo staff, che in questi anni avranno allora il difficile compito di andare in giro a guardare, verificare chi sono i giovani promettenti del territorio comasco e poi portarli lì a Orsenigo, farli crescere giorno dopo giorno. Allora Roberto, senti, visto che stavamo parlando con l'Ere Palimento, che è un aspetto molto importante quello dei giovani, magari fra un paio di settimane, quando c'è la sosta, possiamo anche tornare a riparlarne, ne parleremo poi con la società, ma chiaramente... Non ho problemi, anzi, sarei contento di ritornare qua, magari portando anche Silvio. Ecco, bravo, bravissimo. Noi avremo piacere perché è un gran simpaticone anche lui, ovviamente uno che però parla sempre poco, Fontolano, ancora così. Sì, quando parla si sente. Si sente, c'è un boccione grosso, sicuramente. No, lo salutiamo con affetto, allora lo ricordiamo, nuovo tecnico della Beretti, speriamo magari di poterlo avere tra due settimane qui per parlare ancora di giovani, perché fra due settimane il campionato, lo ricordiamo, il campionato di Lega Pro si ferma. Chiudiamo allora, intanto grazie a Roberto Galia, grazie davvero, sei stato veramente molto gentile. Allora chiudiamo con l'Ele Palimento, la puntata di oggi, ecco perfetto, scambiatevi pure il microfono così almeno possiamo avvicinati, ecco chiaramente. Allora dicevo, siamo alla fine e chiudiamo con il ricordare allora ovviamente che la prima squadra questa settimana torna ad allenarsi dopo l'amichevole vinta con il Sion. Ma a questo punto da domani si deve pensare all'Atrizium e a vincere domenica contro l'Atrizium. Qui non ci sono, direi, alternative. Ma penso che si pensava all'Atrizium già da settimana scorsa. Non è quello il problema, la preoccupazione, o meglio, è quello l'obiettivo a cui pensare da domani, ma anche dalla settimana precedente. Un Atrizium che negli ultimi anni comunque ha sempre dato qualche problema al Como. È sempre stato un po' una bestialina. Penso che l'abbiamo incontrato, mi pare, 8 volte, abbiamo vinto una volta sola. Tutte le altre partite sono finite in parità o con la sconfitta. Quindi una squadra che ci ha sempre dato qualche pensiero di troppo. E niente, domenica obiettivo vittoria. Obiettivo chiaramente la vittoria, sperando che quel brodino si trasformi in una bella portata. Il brodino a cui facevamo riferimento prima per la vittoria di ieri nell'amichevole contro il Sion possa diventare qualcosa di più sostanzioso, decisamente. Esatto. Un bel primo piatto che possa ritemprare un po' i giocatori del Como. Biglietti per domenica, solite prevendite. Sì, solite prevendite in serata, già da questa sera metterò la news sul sito. Domani ci sarà la possibilità nel pomeriggio di fare sia biglietti sia di richiedere la supporter card, sempre dalle 15 allo stadio.
Probabilmente ci sarà la possibilità di acquistare biglietti e di farla su Porto Arcada anche sabato. Comunque in serata, più tardi domani mattina, metterò tutte le news sul sito. Un'ultima cosa, però salutiamo anche Lele, perché me l'hanno chiesto e mi hanno scritto anche una mail. Ricordiamo, Gianluca Zambrotta è ancora a Como ad allenarsi, quindi non ha trovato ancora la squadra, no? Perché ci hanno detto così che volevano sapere se Zambrotta aveva trovato una sistemazione, che è l'obiettivo. Lui ha detto: io vengo a Como, mi alleno, cercherò di trovare una squadra. È ancora a Como, sì. Sì, sta ancora allenando con la prima squadra, ha delle trattative in corso, pare sia vicino un contatto con una squadra brasiliana, però finché non sarà ancora definitiva questa cosa, continuerà ad allenarsi. Beh, Zambrotta, non dimentichiamolo, anche lui prodotto del vivaio del Como, no? Giusto? Sì. Grande, anche lui sicuramente ha fatto una bellissima carriera portando Como e il Como ovviamente sempre al centro dell'attenzione. Grazie a tutti i gentili ascoltatori per averci seguito, ma grazie a Lele Palimento e soprattutto anche a Roberto Galia, uno dei responsabili del settore giovanile del Como. Ci diamo l'appuntamento con Curva Bianco-Blu tra 7 giorni, appunto lunedì prossimo, per parlare di Como Trizium. Ciao Como! Ciao Como!